sindaco del Partito Democratico di Lodi, Uggetti, che è stato messo in carcere per turbativa d'asta e molti pensano che in realtà in questo caso le manette siano state eccessive. Lei? Ma non sono un giurista, ma quel che ho letto confermerebbe la ragione dell'arresto, vale a dire il sospetto che stesse cercando di nascondere le prove di quel che aveva fatto. E qualora, come ha pensato il pubblico ministero, ci fosse il reiterato tentativo di farlo, è evidente che era opportuno privarlo della libertà. Ma al di là di questo aspetto, credo che per la sinistra valga la legge del contrappasso. Per anni ha rivendicato una presunta superiorità morale che la portava a porre la questione della questione morale nei confronti degli altri e oggi ovviamente questo non lo può fare. E poi altra considerazione, mi taccio subito, questo dovrebbe valere più per il centrodestra, quando si diceva la magistratura è politicizzata a sinistra, non credo che oggi si possa dire che è politicizzata a destra. La magistratura è il presidio della legalità, poi nell'ambito della magistratura ci sono certamente dei magistrati che a volte sbagliano e quando sbagliano è molto molto grave, ma spero che questa vicenda complessiva induca tutti ad un ragionamento più sereno nel rapporto tra i poteri e quindi tra la politica e la magistratura.